Buon pomeriggio ragazzi, oggi è uscito un nuovissimo DLC di GTA 5. Come potete vedere al mio fianco ho già uno dei veicoli nuovi. Questo DLC è incentrato sui nightclub, quindi adesso vi farò vedere un po' tutte quante le novità. Poi oggi pomeriggio andrò in live su YouTube e stasera dalle 19 in poi sarò su Twitch, quindi vi aspetto tutti quanti, trovate il link nella descrizione. Questa macchina qua assomiglia tantissimo a una Ferrari storica, adesso qua sullo schermo vi metterò tutte le immagini, ma chiaramente la potrete comprare su Legendary Motorsport ed è la Ocelot Swinger da $909,000. E l'altra macchina che costa veramente tanto è questa qui, la Dinka Jester Classic, ovvero una Toyota Supra rosa all'ennesima potenza. Non immagino raga qui quali modifiche si potranno fare, spero che ce ne siano veramente di spettacolari. Gli altri veicoli sono qui su Warstock e sono in pratica questi due camion che sono già scontati, come vedete hanno due prezzi perché facendo delle missioni uno può diminuire il prezzo o meno, come magari viene scritto qua, completa 5 missioni di vendita in prodotti come boss, CEO o presidente di un MC per abbassare chiaramente il prezzo e farlo portare dall'altra parte. E qui invece appunto è l'altro camion gigantesco. Gli ultimi due veicoli li possiamo trovare qui ragazzi su Southern San Andreas e abbiamo il furgoncino di Fortnite che ce lo possiamo chiaramente personalizzare come cavolo vogliamo ed è uno spettacolo. Questo qua rientrerà spero a far parte del mio garage, anche se ragazzi costicchia, anche qua bisogna fare le missioni per abbassarlo di prezzo e io farò le missioni perché non ho soldi da sperperare così brutalmente. E poi abbiamo l'Hammer atomico limousine, anche questo qua per fare le missioni lo abbassiamo di prezzo, quindi un pochettino di soldi scontati non fanno mai male. E siccome questo DLC è incentrato sui nightclub ragazzi, possiamo comprarli qui dove c'è il sito della Maze Bank. Entriamo pure tranquillamente, andiamo qua in alto e prendiamo tutto a destra soltanto i nightclub, e come vedete sono questi qua con sto simbolo. Quello che costa di meno ho visto è questo qui da $1,080,000 giù al porto, molto imboscato, ci sta parecchio. Poi abbiamo questo qua, vi faccio vedere un po' tutte quante le zone. Chiaramente i più costosi sono questi qua ragazzi a Vinewood sulle colline, che questo costa $1,600,000, questo $1,700,000. E se lo ce lo andiamo a comprare, l'interno è così, possiamo, guardate che roba, possiamo chiaramente cambiare tutte quante lo stile. Vedete, uno stile di un nightclub un attimino più strano, in legno. Guardate che bello che è questo. Dovrebbe essere il più costoso, sì. Vi faccio vedere quanto costa tutto quanto. Poi abbiamo l'illuminazione, ci deve andare. La base costa 88. Poi questo abbiamo 140, 217 e 295. Il nome Omega Gefängnis, questo è in tedesco, Paradise, abbiamo il The Place, Maisonette, Maison, come cavolo si chiama in francese, lo studio, il Galaxy, Technology o Tony Funhouse. Poi abbiamo il deposito, ah questo qui, aggiungi fino a 4 piani aggiuntivi al tuo deposito, ogni piano... What the f... 1,700,000 in più per 5 piani? E i garage quanto? 2 milioni per tutto! Cioè, ogni piano è come, raga, quell'altro. Perché qua cambia... Ogni livello ha 10 macchine perché cambia. Vedete? B2, B3, B4. È come la Maze Bank. I cubisti! Assumi due cubisti per la tua pista da ballo. Lo stile! Puoi scegliere due donne... Due uomini, uomo e donna. Allora, già che mi mette due donne, va bene. Stile 1, stile 2, stile 3. No, con le maschere mi fanno schifo. Teniamocele così. Top, tanta roba così. Come il ghiaccio secco. No, vabbè, raga, tutto il fumo sotto. 345.000, mi costa 5.037. Cioè, costa tantissimo, ragazzi, se volete il nightclub potenziato all'ennesima potenza. Ma siccome sono qua da Suburban, vi faccio vedere anche un paio di vestiti. Poi non temete che entriamo nel nightclub più costoso di tutti. Vi volevo soltanto far vedere qua, ragazzi, che ci sono le giacche, che io un paio le ho già
aperte, queste sono tutte del nightclub, vedete tutte le giacche strane, che i bomber vanno da qua, vedete tutti strani, così vi faccio vedere un po' tutto quanto. Ho notato che il gioco lagga ancora di più avendo messo tutte ste robe qua, lagga veramente un botto, è lentissimo, lo potete notare anche voi ragazzi qua da questa schermata. Poi abbiamo un po' di giacche sportive, vi faccio giusto una panoramica, poi in live su YouTube e stasera su Twitch, raga, vi faccio vedere tutto quanto molto meglio, stiamo parecchie ore assieme. Un po' di camicie casual con tutti questi colori strani, questa con le maniche corte floreale. Ed eccoci qui dentro al super bunker del nightclub. Questi qui sono i veicoli. E questo furgone che non vi ho fatto vedere ce lo siamo ritrovati dentro, ragazzi. E quindi adesso vi faccio vedere un po' come partiranno tutte quante le modifiche, perché ce n'è veramente di interessanti. Cioè, raga, avete visto le varie blindature come sono? Spettacolari. Queste sono tutte quante le mimetiche. Guardate che roba. Così vi faccio tutto quanto bene. Guardate che figo che è questo furgoncino. Spettacolare, con soprattutto quanta la mitragliatrice. Le mitragliatrici nella griglia davanti, come potete notare, piccoline, perché poi si è tolta quella sopra. Adesso abbiamo il cannone. Poi abbiamo una super minigun classica, ragazzi, come tutte le altre vetture. Anche qui abbiamo tutte le varie blindature devastanti. Poi sicuramente la grafica è come degli altri veicoli, ragazzi, non cambia nulla. Chiaramente un bel colpo di scena vedere magari su un veicolo piccolo e poi su un veicolo così grosso tutta quanta la grafica. Abbiamo il lanciagranate, come vedete là sopra, lo vedete magari poco poco. Mitragliatrici davanti, come vedete qua, o lanciamissili dovrebbero essere, e basta. E adesso l'ultimo veicolo, il mega camion atomico. Anche qui super blindato. Guarda questa! Diventa un carro armato devastante. Sarei molto curioso poi da vedere quanti colpi di RPG riesce a tenere. La colorazione è soltanto sulla motrice. Il filo spinato sopra, tanta roba, raga. Anche questo qui c'ha il super ultra lanciagranate. E abbiamo le minigun. Guarda che roba sopra! Abbiamo il lanciamissili come quello negli altri veicoli. Tanta roba, raga, questo. Questo è uno spettacolo. Questo qui era il garage del magazzino. E questo qua dietro è tutto il magazzino. Adesso è vuoto perché non abbiamo fatto missioni. Non c'è assolutamente nulla, quindi qua le scorte sono completamente vuote. Qua c'è il computerino dove farai tutte quante le mission e qui è completamente vuoto. Adesso però, dopo aver visto tutta questa cosa qui, andiamo su nel nightclub, ragazzi. E siamo qui in una zona... Che cavolo di zona è questa? Qua è tutto chiuso, qua c'è una porta che porta dove? Wow, siamo nel privé. Cioè io da qua controllo tutto. Lì abbiamo lo staff. Che figo. Qui abbiamo tutto il resto. E di qua si scende giù nel nostro nightclub. È ancora in costruzione, dobbiamo fare ancora un po' di cose. Dovremo fare le prime missioni, le prime cose, tutto il resto. Comunque raga, questa qui è la grandezza del nightclub. È ancora in costruzione, quindi vi aspetto in live su YouTube e stasera dalle 19 in poi su Twitch. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Se fosse così lasciate tantissimi like, ditemi cosa ne pensate di questo aggiornamento. Qua da Beastard è tutto, ragazzi, e noi ci vediamo nel prossimo video e in live oggi. Mm-hmm.